Caro lettore, Tony e io siamo amici da tanti anni e abbiamo sempre condiviso la stessa infantile passione per il mondo della magia e i suoi abitanti. Tuttavia, non eravamo consapevoli dell'importanza di quel legame e del modo in cui avrebbe potuto essere usato e consolidato. Un giorno Tony e io, insieme a molti altri autori, eravamo in una grande libreria a firmare le copie dei nostri libri. Al termine dell'incontro con i lettori, ci siamo attardati a riordinare le pile di volumi e a chiacchierare un po'. A un certo punto, uno dei commessi si è avvicinato e ci ha detto che qualcuno aveva lasciato una lettera per noi. Quando ho chiesto per quale dei due, la sua risposta mi ha lasciata di stucco. Per entrambi, ha detto infatti. La lettera era esattamente come la vedi di seguito. Tony ha esaminato a lungo la fotocopia che accompagnava lo scritto, poi, a mezza voce, si è chiesto: chissà com'è il resto del manoscritto. Abbiamo buttato giù in fretta e furia una risposta. Abbiamo infilato il foglio nella stessa busta e abbiamo chiesto al commesso di consegnarla ai ragazzini Grace. Trascorso qualche tempo, ho trovato sullo zerbino davanti a casa un pacco legato con un nastro rosso. Pochi giorni dopo, tre ragazzini hanno suonato alla mia porta e mi hanno raccontato questa storia. È difficile descrivere ciò che è successo a partire da quel momento. Tony e io ci siamo tuffati in un mondo a cui non avevamo mai creduto fino in fondo. Ora sappiamo che fate, nani e folletti non sono soltanto i personaggi di una quantità di libri per bambini. Esiste un mondo invisibile accanto al nostro e speriamo che, grazie a noi, anche tu, amato lettore, possa aprire gli occhi e vederlo. Holly Black. Gentile signora Black e gentile signor di Terlizzi, so che molta gente non crede a fate e folletti, ma io ci credo e penso che anche voi ci crediate. Dopo aver letto i vostri libri, ho parlato di voi ai miei fratelli, così abbiamo deciso di scrivervi. Noi abbiamo conosciuto dei folletti veri e abbiamo un sacco di informazioni su di loro. La pagina in allegato, non inclusa, è una fotocopia da un vecchio libro che abbiamo trovato nel sottotetto di casa nostra. Non è granché come copia, la fotocopiatrice faceva un po' di capricci. Il libro spiega alla gente come conoscere fate e folletti, elfi e bogart, e come proteggersi da loro. Per cortesia, potete proporre questo libro al vostro editore? Se potete, mettete la risposta in questa busta e datela al commesso. Troveremo il modo di mandarvi il libro. La posta normale è troppo pericolosa. È importante che la gente venga informata. Ciò che è successo a noi può capitare a chiunque. Saluti, Mallory, Jared e Simon Grace. Di seguito c'è una fantastica mappa e il primo capitolo. Questo è Spiderwick, le cronache. È un fantasy di cui esiste anche il film. La mia è una copia Mondadori, non so il prezzo perché non c'è scritto, ma troverai tutto linkato qui sotto. È un fantasy che io ho voluto. Di questo prima ho visto il film e poi ho voluto leggere il libro. E ti assicuro che di solito si fa il contrario, ma ti assicuro che non mi ha annoiata per niente, anzi, io spero che Leonardo abbia voglia di affrontare questa lettura. È una saga completa di 5 libri che sono già all'interno, perché ogni capitolo prevede appunto un libro. Infatti, il primo capitolo è Libro dei segreti, libro primo, e veramente è una saga molto emozionante e avvincente, quindi io spero appunto di averti convinto. Troverai appunto linkato sotto sia il libro che il DVD e come al solito ti mando un enorme, enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video.